Salve a tutti quanti ragazzi e ragazzuoli, sono sempre io, sto caro Stefano Parma. Il Parma è qua. Allora ragazzi, facciamoci una bella missioncina. Questioni familiari, tutto spartuccio. E poi andiamo da papà. Dopo stiamo avanti i problemi di spartuccio, andiamo da vedere papi. Oh papi, paga un pochettino di denaro. Perché hai abbandonato il figliolo? Ah, Satanasso, andiamo a vedere il cavallaccio. E i figli fanno il diavolo a 4? Io gli insegno questa. Una bella fustigazione. Io, giusto, giusto. La daga. Ma giusto, giusto, un po' di armucce. E il mio arsenale li faccio vedere io. Poi, un po' di disciplina. Rigore, rigore, rigore. Vi prego, Era e Afrodite, donate a mia figlia la virtù dell'obbedienza. Obbedire. Cavallo selvaggio. La tua presenza benedice questo tempio. Posso chiederti aiuto per un piccolo problema? Non sono un problema. Sono una spartana costretta a sorvegliare i contadini invece di girare il mondo. I miei fratelli possono viaggiare perché io... E così tu sei l'ombra dell'aquila di cui tutti parlano. Spero che quello che dicono di te sia vero. Io sono Zofera. Potresti insegnare a mia figlia come si comporta una spartana. Se tu e Zofera consentite, addestrerò tua figlia per farla diventare una brava spartana. A partire dalla forza fisica, ovviamente. Solo così potrà proteggere e rendere prosperosa la tua casa. L'ombra dell'aquila ha ragione. Le donne spartane devono essere forti. Puoi chiamarmi Alexis. Beh, se lo dice l'ombra dell'aquila. D'accordo. Addestra mia figlia come meglio credi. Iniziamo il tuo allenamento con la corsa. Cerca di stare al passo. Gli spartani non corrono, sono i vecchi lo fanno. Perché dovrei allenarmi nella corsa? Avere gambe forti significa scagliare la lancia con più forza. E le tue sembrano molto forti. Corriamo attraverso il teatro fino al corridoio sacro. Chi arriva per ultimo è una capra morta. Eccoti finalmente. La prossima volta vincerò. Ora corriamo a cavallo, ma non come nei giochi di atletica. Scegliamo noi il tracciato. A cavallo? Perché dovrei avere a che fare con quelle bestie? Ci sono gli iloti per questo. I cavalli sono animali muscolosi e possenti. Non lo capirai mai finché non ne avrai uno tra le tue cosce. Beh, se la metti così, cavalchiamo. Gareggiamo fino al ponte a sud di Sparta. Pronti? Via! Io e il mio cavallo mi siete nasso. Poi siete nasso! Forza! Dai! Via tutto, Nolan! Qualon, Cronon, da Panisa, Oh,
Togliti di mezzo. Dai. Forza. Ed è così che si controlla un animale. Ho visto più velocità che controllo. Che ne pensi delle mie lezioni finora? Niente male. Ma perché hai accettato di addestrarmi? Non hai cose più emozionanti da fare? Tesori da cercare, tiranni da deporre. Signora, sviluppare il turbide. Ti insegnerò il modo migliore per entrare nella... Ti insegnerò il modo migliore per entrare in confidenza. Ti svelo un segreto. Insegnando qualcosa, migliori anche la tua tecnica. Solo così potrai ottenere prestazioni ancora... Minuto, scusate ragazzi. Bene ragazzi, continuiamo. Scopriamo questa bella bambina. Allora perché non mi mostri la tua tecnica? Per l'ultima sessione di allenamento? Sulle colline a sud c'è un luogo con una vista meravigliosa. Vieni lì con me? Anche qui c'è una bella vista. Ma andiamo. Quindi quell'uccello ti segue ovunque? Icaro? Sì, gli piace tenermi d'occhio. Sei gelosa? Se non intimidisce te, non intimidisce me. Zeus ti ha dato dei poteri speciali. Sai, Achille aveva l'invulnerabilità. Era che la forza di Dio. Se conosci le leggende, sai cosa Zeus sa fare meglio di ogni altra cosa. Se hai quel genere di talento, chiamami Pandora. Sì. Ercole. No, Eracle. Ercole. Me la scopo bene. Si scopa ragazzi, si scopa! E mettiamo altro bel bambino in scodella. Suggestivo, vero? Magnifico. Zeus. Ah sì? Dimmi, chi credi che io sia? Rispondi alle mie domande con passione e sicurezza. Ti piace comandare, non è così? Forse hai ragione. Ma qual è... il vero motivo per cui mi hai portato qui? Pensavo che potessimo continuare con un allenamento più intensivo, Alexios. Se ti restano un po' di energie. Bene. Iniziamo le nostre sessioni avanzate. Oh, sì. Oh, mi erba, mi erba. Mi hai invogliato ad allenarmi di più. Grazie, Alexios. Mi hai invogliato ad allenarmi di più. Grazie, Alexios. Mi hai invogliato ad allenarmi di più. Mi piace. Tesori di leggende. Le idee sono... un campione con... Uh.
Me la sono fatta, me la sono fatta, la la la. Sono come un bel uccellino. Tu sei l'ombra dell'aquila. Fantastico! Il magistrato Xante mi ha parlato molto bene di te. Che gentile. Ecco cosa mi serve. I miei figli hanno un futuro promettente, ma non vogliono studiare. Pensano di essere intelligenti, ma non sanno nemmeno recitare una poesia. E io che cosa dovrei fare? Hanno sentito parlare dell'ombra dell'aquila. Sei un idolo per loro. Se tu raccontassi loro una storia epica, scommetto che la ricorderebbero e farebbero colpo sui loro tutori. È una richiesta bizzarra, ma non la più strana che mi abbiano fatto. D'accordo. I miei figli attendono al tempio di Dioniso Colonnate il racconto epico di oggi. L'argomento è Perseo, che dovrebbero conoscere molto bene, ma non sembrano ricordarlo quando vengono interrogati. Perseo! Conosco bene la sua storia, come se fossimo cugini cresciuti ai piedi del Monte Olimpo. Non temere, riuscirò a catturare l'attenzione dei tuoi figli. Racconterai una storia. Dobbiamo ascoltare. L'abbiamo sentita 100 volte. Sì, sono io. Sì, vi racconterò una storia. Che le voci degli dèi cantino le imprese del coraggioso Perseo e del nobile Pegasus. Poesia è facile, vista una donna mortale sotto le forme dei figli. Zeus. Se mi ricordo bene, Zeus. Acrisio, il re di Argo, non era un bravo uomo. Aveva una figlia, Danae. Amareggiato di non avere figli maschi, si recò dall'oracolo di Delfi e ricevette una profezia che lo raggelò. Oh, cosa gli disse? L'oracolo disse che Acrisio sarebbe stato ucciso da suo nipote, ma Danae non era sposata e non aveva figli. Per proteggersi, egli rinchiuse Danae in una stanza di bronzo, con un'unica apertura verso il cielo. Oh! Tuttavia, il possente Zeus vide la ragazza e si innamorò di lei. Si trasformò in una pioggia d'oro e la sedusse. Danae diede alla luce un figlio, Perseo. Lo sapevo. Re Acrisio non poté uccidere il bambino per timore di contrariare Zeus. Perciò, in una cassa di legno che gettò in mare affinché annegassero. Ma è terribile, povero Perseo!
una coppia di anziani gentili, Anfitrione e Alcmena, trovò Perseo in mare. Lo portarono alla loro fattoria di Smaltona, allevandolo come un figlio. E sua mamma, quella che si chiamava come me? Shh, ascolta! Era adirata, inviò dei serpenti a uccidere il bambino. Ma Perseo era troppo forte e strangolò i serpenti nella culla, rivelando la sua natura divina. Ma non è andata così. Ci sono diversi modi di raccontare la storia. Beh, questa storia è per le capre. Aspetta, allora un sovrano gli vuole sposare Dani per sempre. Per sé, vedi là, bene. Quando Perseo crebbe, raggiunse Ioppa e si innamorò a prima vista della bellissima principessa Andromeda. Tuttavia, la madre di Andromeda si vantò, sostenendo che sua figlia fosse più bella della dea Teti, offendendola. Non bisogna mai pensare di essere... Ordinò che Andromeda fosse sacrificata agli dei, altrimenti l'intera città di Ioppa sarebbe stata distrutta. Non sembra proprio giusto. Andromeda non era una principessa etiope? Silenzio! Perseo chiese a sua nonna Tala come salvare la sua amata. Lei si trasformò in una manta e disse che per salvare Andromeda, Perseo doveva procurarsi dei riccioli d'oro degni del re delle montagne, che però possiede meno del più umile Ilota. Non conosco quell'indovinello. È troppo difficile! Anche per Perseo fu difficile, ma alla fine lo risolse. Come? Lo fece e basta. Perseo ottiene il bello d'oro da un mostro in cui sguardo trasformò tutto in pietra. Perseo scoprì cosa doveva procurarsi. Il vello d'oro di un ariete alato. Si diceva che fosse sorvegliato da un mostro che trasformava tutto in pietra. Per fortuna, Perseo era benedetto dagli dei e il gufo dorato di Atena lo guidò alla tana del mostro. Il gufo dorato di Atena? Che sciocchezza! Sembra carino! Ne voglio uno! E armato della spada Vorpal, del possente Oletro, affrontò un animale dal collo di serpente, dalla testa enorme, dal manto arruffato e dallo sguardo pietà. No! Perseo evitò lo sguardo letale del Cato Blepa e con un colpo della sua spada decapitò la possente creatura. Afferrò il bello d'oro e vi avvolse la testa del Cato Blepa. Quindi tornò a casa volando in groppa a Pegaso per salvare Andromeda, che stava per essere divorata dal Kraken. Usò la testa dell'animale per trasformare il mostro in pietra. Aspetta, cosa? Cos'è un Kraken? Tipo un calamaro gigante? Intendi Ceto, il mostro marino? Credo proprio che Omero abbia detto liberate il Kraken, non liberate Ceto. Te lo sei appena inventato. Grazie. Mi ricorda un po', eh. Ma non è tutto! Ade apparve con un branco di scorpioni giganti chiamati Scorpiochi, uccise Andromeda e tentò di uccidere Perseo. Ma Perseo lanciò la spada di Zeus ad Ade, rispedendolo nell'oltretomba. Aspetta, aspetta! L'arma è di Hermes! E Andromeda non muore! Stai sbagliando tutto! Alla fine... Perseo vince! Minchia, cazzo! Sbagliato tutto, sono uno sciuco! Si riporta in vita Andromeda perché non era morta... Sbagliato! È noiosissimo! Fai... E a raccontare storie! Hai detto un... Io... mi scuso per il pubblico, Ombra dell'Aquila. Anche... Da quanto ho sentito, mi sembra che tu abbia un po' deviato dalla storia tradizionale. Le mie scuse... Oh cazzo, preferisco rifare da capo la missione. Cazzo.
Perseo, cazzo. Aia. Che bella figura di merda. Scusate ragazzi, interrompo subito le gambe.